Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Ecco le parole del Papa nel docufilm dal titolo Francesco del regista russo Eugeni Afinisky, oggi premiato nei Giardini Vaticani, presentato ieri in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma. Parole in realtà consegnate in un'intervista esclusiva rilasciata già più di un anno fa, a fine maggio del 2019, ma che solo adesso ascoltiamo pronunciate direttamente dal Papa in spagnolo perché parlava a una TV messicana. In quell'ampia intervista Francesco rifletteva su molti temi legati all'esortazione apostolica Amoris Laetitia, fra cui anche la condizione degli omosessuali. Le persone omosessuali hanno diritto a stare nella famiglia. Sono hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie. Nella stessa intervista, va precisato, Francesco chiarisce proprio pochi istanti prima che tuttavia non va distorto il suo pensiero, come del resto purtroppo, secondo quanto dice lui stesso, è già accaduto, ritenendo cioè le sue parole come un'approvazione degli atti omosessuali e quindi come una novità rispetto al magistero, parole che come in blocchi contrapposti c'è adesso chi prova perfino a strumentalizzare, parlando di apertura o di breccia, e chi invece quasi rifiuta, richiamando il pensiero della Chiesa sul matrimonio. A chi cerca a tutti i costi la contrapposizione, parlano però i gesti di Francesco e la sua ansia pastorale di voler accompagnare e integrare tutti. Papa Francesco parla di un diritto alla tutela legale di coppie omosessuali, ma senza in nessun modo intaccare la dottrina. C'è un'altra testimonianza all'interno del film in cui si dice esplicitamente che Papa Francesco non intende cambiare la dottrina, ma nello stesso tempo Papa Francesco è molto aperto alle esigenze reali della vita concreta delle persone. Nello stesso tempo però comprendiamo come all'interno di questo film si ribadisce l'importanza che Papa Francesco affida a parole di ascolto, tutela se vogliamo anche di persone che vivono situazioni di crisi o in difficoltà quello che rimane che colpisce è l'ascolto, la capacità di ascolto che Francesco dimostra. Le coppie omosessuali devono essere tutelate, dice Monsignor Bruno Forte, teologo del Sinodo sulla Famiglia, ma non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione.